settimana? Molto contento, no? Prima di cominciare non aspettavo finire così bene e sono molto contento. Soprattutto tu, ma penso un po' tutti i tifosi italiani, siamo contentissimi di vederti a questo livello dopo l'anno che hai passato l'anno scorso. Già l'anno scorso qua hai fatto terzo, però arrivarci ancora dopo un anno così è speciale. Sì, avevo anche bisogno, no? Per la morale, per tutto. L'anno scorso è stato difficile dopo la caduta dal giro. Questo mi aiuta un po' a dimenticare quello e mentalizzarmi, no? Sull'obiettivo di quest'anno che è ancora il giro. Abbiamo visto anche tanto la squadra stare tanto intorno a te, ma non solo, perché anche Pello e Damiano hanno avuto le loro possibilità. Quanto è importante per te avere un gruppo così unito al di là dei risultati? E alla fine è sempre buono, no? Avere più opzioni per se succede qualcosa con qualcuno. Penso che dà anche morale alla squadra, no? Perché sono tutti capaci di lottare a tappe o fare una buona classifica, come abbiamo visto anche oggi. Penso che alza in generale la motivazione da tutti. Ecco, avvicinandoci al Giro d'Italia, i due che ti hanno battuto questa settimana non ci saranno al Giro d'Italia. Altri possibili avversari, comunque Roglic per esempio, non ci andrà. Che cosa ci possiamo aspettare da te a questo punto? Ah, ci saranno altri, sicuro. Sarà Carapaz e qualcuno che altro che sto dimenticando ora, no? Però sicuro che ci saranno rivali forti, sicuro. Ieri hai provato anche un po' a onorare la montagna di Pantani, insomma, il Carpegna, con una delle, non tanto attacco, ma una bella accelerazione a delle progressioni tue in montagna, insomma. Per te è sempre un'ispirazione, Marco? Sì, è stato sempre un'ispirazione vedere solo una foto sua, no? E ti metti un po' i capelli, pelle di gallina, no? Sì, doveva provare, no? Provare perché no, non c'era un'altra per arrivare sul podio. E questa nuova generazione di giovani fenomeni, come cambia anche il vostro modo di correre, corridori un po' più esperti come te, chiaramente, come altri in gruppo? Bisogna essere molto attenti con loro, no? Perché sono molto esplosivi, sempre sull'arrivo guadagnano qualche secondo, qualche bonificazione. È difficile batterli, ma penso che l'esperienza è ancora da nostra parte. E dove ti vediamo prima del Giro d'Italia? Sul Tour de Alps. Grazie, complimenti ancora. Okay, prego. Gracias.